Adesso i tre dell'Ave Maria da Bergamo. Giordano Alborghetti, che è la nostra più grande fonte di entusiasmo. E quindi ringrazio anche lui perché fa parte del consiglio, ma è la persona che ci dà la carica ogni volta che diciamo una cosa. È un vulcano di idee al quale purtroppo non riusciamo sempre a star dietro e a dare soddisfazione. I ragazzi del Bergamo Lug. Solo una cosa, mi unisco all'invito di Osvaldo perché siamo un po' in ritardo. Abbiamo bisogno di formatori e quindi guardo alcune persone perché lo sanno. Abbiamo bisogno di formatori non solo in Umbria ma anche in altri In contesti, modo in spontaneo. modo spintaneo sempre. A gennaio organizzeremo con Didasca un corso online su LibreOffice, che siamo in fase di trattative. Io vorrei sterzare e far diventare un corso per formatori LibreOffice, in maniera tale che, visto che è chiesto, qualcuno lo chiede, ne abbiamo parlato anche in consiglio in lista soci, magari diamo così l'opportunità di diventare formatori senza scuse. Quindi a questo punto non ci sono più scuse per dire no, io non posso venire perché non so fare. Prego. Bevete il centerbe? No, c'è sempre. No, 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 poi no. Ci parliamo, per andare avanti questo qua. Presumo di sì. Allora, per chi non mi conosce, sono Giordano Borghetti, vengo da Bergamo insieme con nessuno è perfetto. lo so, infatti tu vieni da Assisi, per cui ognuno le sue. Insieme con i ragazzi delle BG Lug, per cui cercherò di essere molto stringato io per lasciare poi spazio a loro perché. Saremo a nostra volta stringati, comunque. Esatto, saremo molto circoncisi. L'hai detto tu, eh? Certamente, ma io sono un gaffero di professione. Come vedete, la prima slide, perché io immagino Liberitalia come una casa, come una casa in cui chiunque possa entrare. È una casa che però bisogna proteggere perché è importante, un patrimonio che però è di tutti. E in questa casa immagino che ci sia un bambino. Diciamo che credo che sia importante che ognuno si ricordi il bambino che è dentro di sé, perché è fondamentale a mio avviso. Il bambino spesso sono la curiosità. E la curiosità è una cosa che ti devi tenere e ti devi portare fino alla tomba, a mio avviso. Scusate, e immagino che questo bambino stia costruendo un puzzle dove ci sono vari tasselli. Questo, il BG Lug, perché in questo tassello, in questo puzzle, è, come dicevo all'inizio, è la casa di tutti. È una casa aperta. Ci sono ovviamente tutto quello che riguarda il mondo dell'open source. Questo perché? Perché a mio avviso ogni tassello serve per costruire il puzzle di quello che chiamano la libertà digitale. E questa è una foto che avevo scattato io qualche anno fa a Bonassola, che è un piccolo paesino vicino alle Cinque Terre. Ci vado solo da 45 anni, per cui proprio non mi piace. E questa è una foto che avevo fatto perché immagino che questo puzzle, che non è ancora costruito, ma ci sono i vari tasselli, ci sia un gabbiano, che per me rimane gabbiano Jonathan Liston. Questo è il gabbiano che ognuno di noi dovrebbe avere. E le nuvole, perché io sono sempre stato attratto dalle nuvole, per cui dicono perché ho la testa delle nuvole, sicuramente sì, ma per me questo è quello che intendo il puzzle e perché comunque oggi ci sono anche i ragazzi del BG Lug. A voi la parola. Io sono peggio di Vignoli perché Vignoli era dietro, io sono addirittura davanti, quindi il microfono è avanti. No, io ho la voce forte. Allora io mi presento proprio brevissimamente, mi chiamo Alan Bravo, sono membro attivo del Lug da 3 anni, utilizzatore di Linux da 5. Come ha detto il membro del comitato scientifico, perché l'ho scelto? Perché non mi piaceva quello che avevo, quindi ho cercato l'alternativa. Sono
Dopodiché alternativa ho fatto una grande scoperta, la passione. Quello che mi ha mandato avanti mostruosamente il Linux è stata una passione e quindi, conosciuto Lug, la passione di condividere, cioè proprio l'idea del software libero, della condivisione. Allora, come è nato il progetto? Il progetto non è un progetto originale nostro, è un riciclato da un nostro vecchio socio che ha presentato un suo progetto di migrazione a Linux Day del 2014. La cosa ha riscosso un grande successo durante la presentazione. Se ne è cominciato a parlare in mailing list. Verso febbraio del 2015 erano tante le mail che parlavano di possibili progetti, organizzazioni, eccetera, eccetera. Sono spiccati alcuni, proprio nello specifico, un paio di scuole che chiedevano aiuto sull'utilizzo di Linux. Una semi-migrata, una ancora meno migrata, che avevano problemi e non sapevano che pesci pigliare. Hanno scritto in mailing list, ci siamo organizzati, abbiamo detto tiriamo su noi un nostro progetto. Il nostro progetto si basa su che cosa? Allora, l'obiettivo è fornire alle scuole medie, elementari e superiori un laboratorio completamente Linux, quindi il nostro progetto non è ambizioso come quello di Libera Italia, è più ambizioso perché noi non migriamo LibreOffice, noi migriamo proprio il sistema operativo. Allora, principi ispiratori sono libertà, legalità, innovazione e condivisione. Allora, la libertà è chiaro e tondo, i fondamentali principi che ci spingono tutti verso il software libero, le famose quattro libertà che noi tutti difendiamo e ammiriamo e cerchiamo di condividere il più possibile. La legalità, il problema è che purtroppo tanti ricorrono a software craccato perché le licenze proprietarie sono osose, non permettono libertà e quindi usano software craccato e si cresce con l'idea che craccare software sia quasi giusto. Noi offriamo un'alternativa le cui licenze sono libere e utilizzabili da tutti, quindi offriamo proprio la legalità, cioè noi abbiamo come obiettivo l'istruzione della legalità, cioè noi diamo un'alternativa non perché è un'alternativa, diciamo, è più bella, è più buona, è più bella, diamo un'alternativa della legalità, cioè diciamo è giusto essere nella legge, esiste un'alternativa legale, utilizziamola. La condivisione, il nostro obiettivo finale è che nelle scuole che andremo a migrare parlino tra loro. Il progetto si sviluppa su due parti, io parlerò della parte formativa, Emiliano parlerà della parte tecnica, la prossima slide ci illustra la parte formativa. Sono quattro livelli, c'è il corso di base di 10-12 ore su come interfacciarsi con un sistema Linux, poi c'è un corso tecnico per chi andrà a gestire il laboratorio, proprio perché qui in Padre Emiliano c'è un'infrastruttura ben determinata del laboratorio e quindi va gestita in un certo modo. Dopodiché noi siamo qui perché Giordano ci ha gentilmente invitato e ci ha dato la sua disponibilità per il corso specifico della Suite Office Automation. Quindi c'è un corso su quello. E infine, in ultima istanza, ci saranno corsi su programmi specifici che andremo a delineare. Il tutto poi sarà correlato da progetti futuri. Lascio la parola ad Emiliano che vi parla esattamente dell'implementazione tecnica del progetto. Salve a tutti, buongiorno, sono Emiliano Lavassori, sono membro del LUG dal 2007, lavoro con Linux dal 2001, almeno per scopi personali, mettiamola così, per lavoro purtroppo c'è qualcos'altro che paga la pagnotta e va bene. Per come abbiamo pensato il nostro progetto, abbiamo inizialmente focalizzato due versioni per come volevamo procedere. Uno scenario 1 in cui andremo a fare semplicemente un'implementazione server client
perdonatemi se parlo in maniera molto tecnica, ma per ovvi motivi non potevo fare altrimenti. La soluzione che abbiamo effettivamente implementato si basa su una distribuzione italiana che è NetServer, di cui viene sviluppato in Italia, è una, un'azienda credo di Perugia, Netesis, qualcosa del genere. Ce n'è chiaramente una versione community che è fatta molto bene, l'abbiamo trovata molto positiva per alcuni aspetti tecnici, magari approfondiremo con chi vorrà. Proponiamo invece poi sui client una semplicemente una versione di Ubuntu 14.04 integrata con LibreOffice 5. Questa soluzione è quella su cui siamo partiti perché inizialmente chiaramente abbiamo trovato la scuola d'appoggio che era già interessata a migrare a Linux, avevamo già diciamo un parco macchine abbastanza solido con cui poter partire e abbiamo integrato anche noi chiaramente cercando delle risorse locali. Fortunatamente la mia azienda dismetteva un server sufficiente, siamo riusciti a portarlo via con poco, in questo momento abbiamo una macchina che sta servendo un laboratorio. Lo sta servendo sempre in modalità server client e in questo laboratorio usiamo Epoptest, che è un sistema di controllo remoto delle sessioni client che viene molto 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 comodo per la formazione. Io posso condividere lo schermo del docente su tutti i PC dell'aula e in questo modo posso far vedere alle persone a cui sto insegnando cosa devono fare. In particolare il nostro lavoro si è sviluppato anche nel tentare di ridurre le competenze tecniche che servivano per gestire un laboratorio di queste dimensioni. Purtroppo su questa soluzione abbiamo dei contro, ci richiede un'alta velocità di rete, purtroppo i client non possono essere trashware come ho visto poter usare altrove e in questo momento la nostra soluzione riesce a gestire solo un laboratorio. Arriveremo e vogliamo arrivare a gestirne più di uno. C'è uno scenario 2 che è un'implementazione basata concettualmente sul concetto di terminal server a cui pensiamo ad esempio di poter riciclare molto del parco hardware delle scuole che purtroppo per ovvi motivi è quasi a livello di trashware se non poco ci manca, piuttosto che integrare con soluzioni a basso costo come potrebbero essere Raspberry piuttosto che Odroid e quant'altro. Abbiamo un uso di banda inferiore a fronte di altri piccoli problemini tecnici e potremmo gestire una situazione multiplesso. D'altronde ci serve un pochino più carrozzato e il personale che poi lavora nel laboratorio ha bisogno di conoscere cosa sta facendo, molto di più della nostra soluzione. Nello scenario 1 cosa abbiamo tentato di implementare? Chiaramente un'autenticazione centralizzata, vuol dire che ognuno dei nostri studenti ha un suo username e una password, ha la possibilità di condividere file e i docenti hanno la possibilità di condividere file e poi abbiamo implementato un sistema che si basa sul concetto dei roaming profile. Non è proprio un roaming profile ma si avvicina. Cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri utenti su qualsiasi PC si possano loggare e troveranno le stesse impostazioni del desktop, gli stessi documenti che si dovevano trovare l'ultima volta e il tutto viene servito direttamente da server. Tutti i dati che vengono salvati sono salvati sul server che chiaramente viene backuppato, eccetera, eccetera, eccetera. Una parte fondamentale è quello di riuscire a incanalare tutte le richieste sul web e quindi poterle filtrare, è importantissimo all'interno di una pubblica amministrazione dove ricordiamo che permettere la navigazione verso certi siti è un reato penale, ricordiamocene, e mi riferisco banalmente alla questione del porno. Utilizziamo Epoptest come vi ho detto prima e l'altra parte importante, vedendolo in questo contesto, è l'isolamento del laboratorio in una scuola. Abbiamo aggiunto del valore dove l'installazione dei client per noi è completamente automatizzata, basta far partire il sistema in modalità di avviamento rete e il client si reinstalla in automatico joinandosi in dominio e facendo tutto quello che ha bisogno di fare. Gestiamo sia la configurazione server che le configurazioni dei client tramite Ansible, che è un sistema per la gestione delle configurazioni. Gli aggiornamenti sui client sono serviti in automatico attraverso la tenant upgrades e a un mirror locale. Abbiamo centralizzato la possibilità di installare pacchetti su tutti i client a partire dal server. Il docente si logga,
aggiunge il pacchetto, riavvia tutte le macchine client e tutte le macchine client avranno il pacchetto aggiuntivo. Tutto ciò ci permette di semplificare moltissimo la gestione del laboratorio. I prossimi step sono i seguenti: siamo partiti abbastanza lanciati, quindi non abbiamo ancora un sito web per il progetto, poi vi darò qualche riferimento comunque. Vogliamo costruire una piattaforma wiki, perché per noi è importantissimo che le scuole che entreranno a far parte di questo progetto condividano le proprie esperienze, quindi è fondamentale, ribadiamo il concetto. Abbiamo altre scuole che sono già in coda per partire con lo scenario 1. Vogliamo gestire, come avevo anticipato, lo scenario 1 perché possa gestire più laboratori o addirittura dei plessi interi. Vogliamo inserire, perché è un argomento molto sentito dalle scuole, l'utilizzo delle lavagne elettroniche. E poi ci manca in realtà una bella parte, che è quella dell'implementazione dello scenario 2. Vi lascio qualche riferimento in cui, oltre a quello che vi ho già detto, mi permetto di segnalarvi maggiormente il secondo collegamento, che è effettivamente tutto il codice che stiamo usando per l'implementazione, quindi tutto ciò che abbiamo a disposizione è già lì. Vi faccio presente che col secondo link voi trovate tutti gli script per poter configurare in circa un'oretta e mezza il vostro server in casa, in virtuale oppure in fisico, e quindi portarsi dietro anche il deploy di tutte le macchine client. Vi ringrazio e vi lascio.